per lo sviluppo di questo progetto che avrà nel rettangolo del Novecento questo elemento e nel quadrato del XXI secolo le condizioni per parlare di lavoro del futuro. Qui diventerà il luogo delle start-up innovative dell'automotive, qui ci saranno le condizioni per ragionare ancora della nostra storia, della storia dell'automotive, insomma è un progetto che noi candidiamo per garantire un futuro di forza della nostra comunità, di attrattività della nostra comunità. Quindi siamo soddisfatti di questa prima fase del nostro impegno e dell'impegno dei nostri tecnici, che ringrazio, dell'impegno dell'impresa e naturalmente dell'impegno dell'Istituto Storico. Insieme vogliamo gestire questa parte e insieme vogliamo produrre la progettualità che è già in corso per cercare di fare un salto di qualità. Come Istituto Storico noi siamo ovviamente felici ed entusiasti di questo progetto, tra l'altro cantiere parte nell'anno del 70° della fondazione dell'Istituto Storico, quindi insomma c'è anche un buon modo per celebrare i primi 70 anni di vita. È un progetto secondo noi molto valido per due ragioni. La prima, che unisce passato e futuro, come ha detto il sindaco, che ringrazio con tutta l'amministrazione, e mette insieme appunto una riflessione sulla tradizione industriale di lavoro della città con il futuro della città, che è ancora una città manifatturiera, e questo differenzia Modena da tante altre realtà dove si lavora sui luoghi industriali che sono il passato, cioè non c'è più il lavoro, a Modena il lavoro c'è ancora. L'altra cosa è che questo progetto mette in discussione l'idea tradizionale della città fatta di centro e periferia. Questo diventa un centro della città, cioè dobbiamo superare questa idea che le periferie sono qualcosa di marginale, e quindi quello che sta facendo l'amministrazione secondo me è proprio quello di far sentire tutti i modenesi parte del centro della città, essere protagonisti. La parte più innovativa del progetto è senza dubbio la creazione di un passaggio verso il cortile interno, che sarà il cuore del comparto quando verrà terminato nei vari stralci. Quindi noi ci focalizziamo sulla prima parte, una ristrutturazione abbastanza importante a livello ingegneristico, perché andiamo a rifare totalmente i solai e la copertura, però rispettiamo sommariamente l'immagine e la natura del luogo. Al piano terra ci sarà una biblioteca dell'Istituto Storico, gli uffici dell'Istituto Storico al primo piano, una sala conferenze da 99 posti, l'archivio e una ultima sala eventi all'ultimo piano, che avrà una terrazza, tuttora c'è ma la manteniamo in opera, per poter apprezzare il cortile interno. Che oggi è una giornata veramente importante per Modena, per la comunità dei modenesi. Si aspettava da tanto tempo l'avvio di questi lavori, la consegna del cantiere, partiranno le demolizioni tra poche settimane, quindi ridaremo alla città non soltanto uno spazio ma anche una prospettiva culturale all'interno di questi spazi. Quindi certamente oggi un passo fondamentale nell'ottica della riqualificazione, della rigenerazione e della città nuova come l'abbiamo pensata.